Allora, andiamo a pulire l'attico di Mergo. Ci sono due zone che possiamo fare. Una che è praticamente appena spawnati dal centro, che però intravede, ci sono una marea di quelle donne che ti fanno dire follia. E un'altra sta nel prendere l'ascensore a metà, cioè scendere all'ascensore mentre sta salendo o scendendo. Cosa brutta è che mi è tornato il tic all'occhio. Avevo un dritto tic all'occhio che praticamente mi faceva lo spasmo. Cioè all'occhio, più che altro alla palpebra sotto. Mi è tornato perché a quanto pare sto giocando di nuovo troppo stressato. Anzi, no, sto giocando troppo stressato. Alza la cosa. E decisamente incazzarsi su questo gioco non è che faccia bene alla salute. Buoni. No, sembra che l'ascensore mi sta prendendo per il culo, davvero. Sembra che l'ascensore mi sta prendendo per il culo. Allora, tra l'altro, là dobbiamo andare. Il problema è che ce ne sono 1, 2, 3, 4, quanti erano? Ecco, laggiù devo scendere io. No, ho sbagliato strada, non è laggiù che devo scendere. Quella è la ponte dove sta quel figlio della mignotta che mi ha massacrato. Che prima o poi andò a prendere la mia vendetta. Yes! Oh, fanculo. Non devo stare attento a non crepare. Ma pensai che non serviva venire qua. Ma vaffan... Tutta la stessa strada. Madonna. Aspetta. Non fa parte di questa storia della follia. Aspetta. Fammi mettere roba antifollia. Che non ho neanche... Non ho... In realtà non ho neanche una runa contro la follia. Dovrei andare... Mi sa che sta qua se non sbaglio. Queste cose mi sa che non gli faccio un cazzo. Santo Dio, fate di schifo. Siete disgustosi. Mamma mia. Niente, no, li devo beccare. We stop, thank you. Oddio! Niente, oh! Non scappi, com'è possibile? Una volta inflitta è inflitta, eh! Com'è possibile sta cosa? Eppure c'ho 19. C'è niente che mi dà di più. Oh! Ah no, solo la maschera mi dà un botto di resistenza alla follia. Scusami. Ma da quant'è che la maschera da corvo fa, cioè, mi dà tutta quella resistenza? Ok, solo la maschera mi dà un botto. Strano. Però qua ce ne stavano due, tipo. Cioè, guarda quanto ti devo dare soltanto un attimo da vedere. Guarda, guarda, continua. Follia, davvero, è davvero follia. No, non ti puoi neanche mettere come te parte. Che poi probabilmente ci sta anche l'altra cosa dall'altra parte. Aspettate che mi credo gratta. Ok. Andiamo così, andiamo a ammazzarli velocemente. Prendo i sedativi, sti cazzi. Fatto il tempo! Ma il problema non è che oltre il danno che ti fanno, ma anche il fatto che cioè, vedete, quando voi ricevete follia, voi subite danni. Che è una stronzata perché non è un avvelenamento.
merda. Vedete, guardate quanti danni subite. No, cazzo. Eh no, me la becco sta botta. Manco tanto. Perché vi fa danno in percentuale. Boh, non ci dovrebbero essere alte per un po'. Il problema è che i sedativi io non li trovo. Cioè, li trovo, li posso trovare. Però stanno qua, tipo, in giro da qualche parte. Se no, devo andare a chiedere alla vecchia. Ma se gli chiedo troppi... mi sono appena ricordato che c'è sta qua. No. E mo? Lancia. Mi metto qua, qua davanti, mi uso la lancia. Madre, quanti! Troppi! Uè, frat attack. Segua. Prego, mi segua. Ah, siete fratelli di quello là nell'aula magna che ho ucciso brutalmente perché ero incazzato come una iena? Probabile. Ma mi sa che me ne posso liberare velocemente quelle lame, eh? Ma droppano poco. Uno! Perché sparo? Poi sto stupido. Come se non sentissero. No, vabbè. Non mi sciottano. Come dovrebbero. Sbagliato pulsante. Ogni volta sbaglio pulsante. Che sono abituato all'Assassin's Creed, mo. Ho registrato tipo l'altro giorno un botto di puntate. Stavo registrando 4 video. Cioè, video nel senso di lunghezza di 30-40 minuti, ma non è 2 puntate del canale. Oh, ma manco me ne sto accorgendo. Guarda quanto mi hanno dato dei punti. Minghia. Sì, però comunque ho troppe fiale consumo. Qua ci dovrebbe sta. Non è questo il problema. Non è quello il problema. Qua ci sta, signore e signori, la cosa che vi fa la follia, cioè quell'occhio lì gigante. Eliminatelo, se lo volete eliminare, perché se lo eliminate... se non sbaglio, a parte che vi dà un bonus, mi pare, perché là dentro c'è... dentro la... pozzo. O quello che cazzo è quest'occhio. Massa, quello che cavolo è, non lo so. C'è una roccia di sangue. Il problema è che se una volta andate a tenere non la potete più non potete più tornare indietro perché non ci sono scale o niente così. Ah, io mi ricordo che c'è sta qua. Eccola. Signori, non ho tempo da perdere. Voi dovete cercare di raggiungerla, farla fuori prima che vi ammazzi voi. Se no, potete far fregare altamente il cacchio e andare avanti. Non c'era un NPC qua. Eh sì. C'era un NPC qua, cazzo. No, no, c'era, c'era, me lo ricordo, me lo ricordo. Infatti mi massacrava più volte. Qua ci sta una merda di sta roba. Fate incetta, raga. E magari che stila, che fa il gatto. Dove sta? Dov'è? No, c'è, me lo ricordo. No, no, c'è, me lo ricordo, ragazzi. Mi ricordo esattamente. Anzi, o era un NPC o era una donna con l'occhi. Però me lo ricordo che c'era qualcosa di pericoloso qua. Allora, il problema è che se io vado a prendere la roccia di sangue che mi servirebbe, in realtà, non posso tornare indietro senza sacrificare tutte le anime. Anime che tecnicamente potrei recuperare tranquillamente con le rugiate che c'ho. Però sarebbe un po' uno spreco. 38.000 sono un livellino. Qua dove portava? Aspetta, no. Mi ricordo. Come chiuso a chiave? Cazzo, la chiave sta dall'altra parte. Niente, dobbiamo tenere la fortuna con quella donna lì. Evitando di morirci mentre saltiamo. Ho solo un sedativo, quindi una volta presa la cosa devo ucciderla velocemente.
Ah no, c'è sta la... Pensavo dovesse far il salto. Sì, lo so. È brutta e cattiva. No, siamo morti. No, siamo morti. No, perché la follia mi farà un botto e adesso lei mi uccide col morso. Sai, vedete che mi fa ridere quando ti dice... cioè, allora, non è che ti fa uccidere, ti fa morire così istantaneamente. No, si ferma. Ti lascia. Tu stai in piedi e dici, oh, cazzo, ma sono sopravvissuto con un HP. No, sei morto. Quindi, cioè... Cazzo, fammi morire e basta, no? Senza che fa tutte queste manfrine. Allora, scusate, c'avevo il video in sottofondo perché tanto... Sono vivo? No, sì. Non ho più fiale, quindi non posso tornare indietro o andare avanti in quella zona, quindi... Tanto vale scendere a prendere l'oggetto. Che non posso prendere perché non ho fiale. Aspetta, dovrei avere una cosa per curarmi. No, vado a prendo l'oggetto e poi me ne vado. Piano. Ok. Sì, mi avrebbe ucciso. Mi avrebbe ucciso scendere qua sotto. Roccia di sangue. Ok. Andiamo a vedere che è meglio, va. E che cazzo? Tutto per una roccia di sangue. Vediamo se ho trovato qualcosa di migliore. No, aumenti costi energia, no. Riduzione costi, no, nemmeno. Riduce attacco, no, 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 no. Pericolosissime. Oh, ho trovato la gemma quella là dell'abilità. Più 12. Vabbè, ma Tecnicamente non mi serve, dovrei... certo, In potrebbe realtà essermi dovrei utile, però equipaggiarla al perché momento in no. realtà aumenta praticamente di 12 la vostra abilità, ma non nel senso... È come se aveste 12 in più Potrebbe sull'abilità. essermi più Dovreste utile più equipaggiarla avanti, se voi magari. avete un'arma del genere. Magari la posso mettere su questa. B. Massaggia B. Forse non vado oltre. Non va oltre il tot. Magari sulla lancia che c'ha C. Sì, va B. Non male. Guarda che mi c'è scappa un livello, vero? Bentornati. Molto bella. Sì. Addio, che... Quindi insomma devo andare a prendere un bel po' di fiale in giro, mo. Torno subito. Ok. Ho provato a farmare, a tornare indietro. Mi sono fatto un intero coso del labirinto, del calice, che vedrete adesso qualche pezzettone. Siccome mi ero rotto le palle di andare a farmare, sono andato a farmi dungeon del calice. Adesso vedrete una cesta invincibile.
Ah, non ho idea. Allora, questa così. Non so se la posso uccidere o no. Allora, andiamo a farci il boss, va. Ragazzi, quella zona non ha... Se c'è qualcosa di importante, ditemelo voi. Se non c'è niente di importante, amen. Andiamo a sentire un bambino piangere, raccontandoci una favola della buonanotte. Eileen, sei tu? La cosa forte di questo personaggio è che non c'è niente sotto il velo. Maggi! E ha le mie armi. Un po'. Tanti. Non comincia con le tue magie. Stai calma. Non gli faccio niente. Proviamo così. Cosa fai che non ti ho chiesto? No, le lame sono più mio... Aia. Stile di gioco. Questo non so se è un simile o no. Cos'è un essere celestiale, quindi in teoria. Aspetta che fota la siepe un attimo. La cosa che non mi piace di questo boss è che... Mai farsi colpire da quell'affare, ma a te. Che sono io. Che non mi fa attaccare, quello punto. Che poi da un attimo la pianta un'altra volta, non so mai. Il bimbo se lo fa male. Finora è tutto a posto, grazie al cavolo. Non ha fatto niente di chissà cosa ancora. L'importante è che non mi faccia prendere in pieno da un colpo specifico. Quello. Meno male che mi sono spostato di lato. Guarda che comincia a fare il trucchetto magico. Adesso, vero? Oh, è il trucchetto magico. Ecco la mia morte. Però Matte. No, 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 no! Adesso, oh cazzo. Non so qual è quella reale, quella. Poi frega un cazzo perché posso colpirmi entrambe. Questo non sbaglio, solo una. Può lasciare uscire se non sbaglio. Non riesco a colpirla perché? Ah, perché non lo sta. E dai. Ah, perché quella cosa c'è una durata. Anche perché l'ultima volta che l'ho affrontata, quella cosa è durata per tutto il resto della fight. Non solo per 2 secondi. Ma perché, scusa, quella cosa c'ha una durata? Incubo ucciso? Ah, giusto, devo... il bambino si deve zitti. Possiamo dire che semplicemente si è svegliato, eh. Che dentro la culla non c'è niente. Incubo ucciso. Terzo cornole, quindi terzo di 4.
E voilà. Legge son fe. Manca due boss alla fine della storia principale. Più 1, 2, 3, 4. 4 dei DLC. Di cui 3 sono in un DLC, quello dell'incubo. Ma chi ama i pompieri non stare lì a non fare niente? 118. Dipende, a piedi dell'albero attenderà. Perché non ho idea di come affrontarlo. Vita, vita. Però ci possiamo ancora andare tranquillo nella casa che è in fiamme. Tranquilla la cosa, niente panico. Proprio. Come vedete stanno, non ci sono più le lame perché sono a più 10. Ho ottenuto questa mannaia, bella, l'ho fatta vedere. In teoria adesso dovrei andare a trovare l'ultima runa. Cioè, c'ho tutte ste rune. Quanti... Ah sì, questa è meglio. Dammi più 3, più 2. No, dammi... Cazzo ne so. Dammi questo. Ora, in teoria, adesso dovrebbe essere successo il casino. Se vado di là, German mi chiederà, vuoi, cosa vuoi fare? Se gli dico di no, mi dà, comincia la boss battle, non mi interessa adesso. Anche perché non l'ho mai fatto, quindi non so neanche il suo move. No, in realtà so il suo move più o meno, perché l'ho provato a farlo col personaggio basato sulla forza, però mi massacrava. Infatti sta lì ancora fermo. Devo fare il DLC. Fare prima Chainhurst e poi facciamo l'incubo, se me va. Perché l'incubo è quello più difficile. Per fare l'incubo devo farmi prendere da una amigdala che sta qui, praticamente. Beh, non verrebbe in effetti attivarlo. Allora, Odeon. Tutto a posto? No, tutto a posto ancora. Cosa è morta perché l'ho uccisa, perché ho preso il cordone umbilicale. Questa sta così, questa è impazzita. Gesù Maria. Ricordo che c'è stato un altro personaggio che di solito si metteva qua, però non mi ricordo mica come cazzo si trovava. Era un vecchio, tra l'altro. Allora, quindi no, dobbiamo andare a Chainhurst. Quindi lo facciamo prossimo video, perché questo lo faccio tutto tagliato. Spero di riuscire a farlo entro 40-30 minuti. Ma penso di sì, perché se taglio tutte le morti che ho fatto contro quelle cozze di cose con la follia. Quindi dovrei essere a posto, ragazzi. Siamo a punti di vittoria dell'arrivo, ma siamo ancora lontani un miglio da farlo, in realtà. Allora, questo calice io l'ho fatto. Lo ritolgo. Ci sarebbe da fare questo. Che lo faccio. Che lo apro. In teoria questo qua dovrebbe essere più difficile. Quello di Ptumero centrale. Questo dovrebbe essere quello con l'antico Ptumeriano all'interno. Quindi quel secondo boss originale del gioco. Del calice. Quindi niente, ci vediamo ai prossimi gameplay. Stavolta non ho sclerato, avete visto, a parte contro la follia, ma quella è un'altra faccenda. Niente, ci vediamo ai prossimi gameplay, ragazzi, che siamo addirittura d'arrivo. Ci vediamo. Ciao ciao.